Benvenuti all'edizione della sera di Calabria News 24 Informa. Ritorniamo ad occuparci dell'omicidio avvenuto ieri in provincia di Catanzaro. La vittima, un cinquantenne, aveva precedenti penali. Aveva precedenti di polizia per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Antonio Angelo Maletta, l'uomo di 50 anni, ucciso in una zona di campagna tra Girifalco e Borgia, nel catanzarese. L'uomo, un operaio sposato, è stato colpito a morte a poca distanza dall'uscio del casolare rurale della Podere di sua proprietà, incontrata a Cannavù, nel territorio del comune di Girifalco, dove si era recato per effettuare dei lavori agricoli. Maletta, infatti, indossava degli abiti da lavoro e calzava gli stivali. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro e della compagnia di Girifalco, tenuto conto dei precedenti di Maletta, sono orientate nell'ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nella vicenda relativa alla crisi idrica che sta interessando il comune di Cosenza interviene la Procura. Nella vicenda storica al comune di Cosenza relativa alla crisi idrica che sta interessando il capoluogo Abruzio è intervenuta anche la magistratura. I carabinieri della compagnia di Cosenza, assieme ai colleghi del gruppo forestale, hanno infatti fatto visita a 4 serbatoi che servono la città capoluogo e alcuni comuni della provincia, ma anche alla sede provinciale della Sorical e all'ufficio tecnico del comune di Cosenza. Chiaramente nella sede della società che gestisce in Calabria la risorsa idrica e nel municipio Abruzio gli uomini dell'arma hanno acquisito documentazione contrattuale. Dai serbatoi invece sono stati prelevati i campioni d'acqua per valutarne la salubrità. L'attività della Procura di Cosenza, salutata con fiducia e apprezzamento dal sindaco del capoluogo Abruzio, arriva dopo un periodo non facile per i cittadini, alle prese con la crisi idrica e dopo lo scontro istituzionale fra Sorical e Comune. Nei prossimi giorni ne sapremo certamente di più. Riaperta al traffico la strada provinciale 34, importante arteria che collega il comune di Gimigliano a Catanzaro, chiusa al transito per questioni di sicurezza dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il territorio nei giorni scorsi. Un altro grande risultato, in mille difficoltà, tra mille difficoltà siamo riusciti a togliere dall'isolamento Gimigliano e non solo, ma tutti i paesi a nord di Gimigliano che da questa arteria sono serviti. Il fronte di frana è un fronte importante che diciamo, ci ha obbligati a monitorare sia il livello di rottura della frana, ma soprattutto ci sono voluti 12 giorni affinché i tecnici valutassero la riapertura attraverso una carreggiata ricavare ai margini della SP e soprattutto sopra la frattura, diciamo, franosa. E questo in 12 giorni veramente è stato un miracolo. Voglio ringraziare il settore viabilità guidato da Siniscalco, Roberto Ghiritano, il geometra Cimino, che veramente ce l'hanno messa tutti. E grazie a loro, e io ho veramente un ringraziamento forte a loro e soprattutto a chi in questi giorni invece di stringersi attorno alla provincia che è in difficoltà enormi sta facendo un grande lavoro si è prodigato a fare qualche intemperanza e qualche attacco, diciamo, senza una motivazione e, soprattutto per rispetto a loro io veramente sono soddisfatto, li ringrazio perché hanno fatto veramente un miracolo. Questo tratto di strada non si poteva interrompere, una strada strategica, e quindi come spesso accade bisogna convivere con i fenomeni franosi, con i fenomeni idrogeologici. In questo caso noi effettuiamo costantemente il monitoraggio di questa frana, monitoraggio visivo, quando ci stanno degli allerta meteo. Si attiva un presidio con dei tecnici che stanno su questo posto e nel momento in cui si dovesse muovere la frana anche di un millimetro la strada, il traffico viene interrotto. Bisogna convivere con i fenomeni franosi, purtroppo le province sono state abbandonate dal governo centrale per una legge che secondo me deve essere completamente rivista. E paghiamo questa conseguenza. Ecco, bisogna ridare i fondi alle province per consentire attraverso i cantonieri di tornare a fare la manutenzione delle strade, dei tombini, eccetera. Perché in queste condizioni, insomma, il problema si ripresenterà non solo qui a Gimigliano, ma un po' in tutta la regione, ma vediamo anche a livello nazionale, un po' in tutte le regioni d'Italia.
Restiamo a Catanzaro, dove è stato inaugurato l'anno giudiziario del TAR della Calabria. Inaugurazione dell'anno giudiziario per il Tribunale Amministrativo Regionale a Catanzaro. Occasione utile per il presidente Vincenzo Salamone per fare un resoconto dell'anno da poco concluso e per tracciare linee guida da seguire per il prossimo. È il resoconto dell'anno di lavoro, si è cercato di riorganizzare il Tribunale e il risultato maggiore è stato che abbiamo azzerato l'arretrato, non abbiamo azzerato, abbiamo ridotto l'arretrato di oltre il 33%. E quindi, ed è il tribunale che ha avuto la maggiore performance in questi termini in Italia. Quindi le prospettive sono quelle di ridurlo ancora e di arrivare a un tempo di definizione che pare un anno dalla, massimo dalla presentazione del ricorso, il che garantisce al cittadino che si rivolge a questo tribunale di avere una pronuncia nel più breve tempo possibile, soprattutto con una certezza dell'esame delle sue richieste. E ora ci spostiamo a San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza, dove è stata inaugurata la nuova sede della caserma della Guardia di Finanza. È stata inaugurata la presenza di autorità civili e militari della cittadinanza, la nuova caserma, sede della tenenza della Guardia di Finanza di San Giovanni in Fiore, in provincia di Cosenza. Un essenziale presidio di legalità al servizio dell'intero territorio silano, intitolato alla memoria del sottobrigadiere Alfonso Gervasi, decorato con la medaglia d'argento al valor militare per atto eroico compiuto durante la Prima Guerra Mondiale. L'inaugurazione della nuova caserma ha costituito un'occasione per riaffermare il forte legame del corpo della Guardia di Finanza con il territorio silano a tutela della legalità economico-finanziaria, motore e volano di sviluppo economico e sociale. L'evento ha avuto il suo culmine nello scoprimento da parte del generale Gianluigi Miglioli, comandante regionale Calabria della Guardia di Finanza, e del sindaco di San Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro della lapide commemorativa attraverso la quale il corpo ha voluto sancire il suo perenne ricordo per l'atto eroico compiuto nel primo conflitto mondiale dal sottobrigadiere Alfonso Gervasi, dove la Guardia di Finanza partecipò con un contingente di ben 12.000 finanzieri particolarmente rilevante se paragonato al proprio organico impegnato su diversi settori del fronte italiano e in Albania. Anche quest'anno la città di Cosenza aderirà alla giornata nazionale per la raccolta del farmaco. Sabato prossimo si svolgerà anche nella provincia di Cosenza la 17ª edizione della giornata di raccolta del farmaco. Nelle 25 farmacie che aderiscono all'iniziativa e ne espongono la locandina sarà possibile acquistare una o più medicinali da banco da donare ai poveri aiutati dai volontari del banco farmaceutico. I farmaci acquistati saranno consegnati direttamente ai 20 enti convenzionati con la fondazione del banco farmaceutico Ollus, che nel 2016 hanno visto crescere la richiesta media per ente di farmaci del 62%. Durante la giornata di raccolta del farmaco dello scorso anno sono stati raccolti nella nostra provincia 1.600 farmaci per un controvalore commerciale pari ad oltre 10.000 euro e ne hanno beneficiato quasi 1.800 persone assistite dagli enti convenzionati. E ora lo sport. Il Cosenza Calcio presenta i suoi nuovi acquisti. Ecco il poker del Cosenza. Se sarà un poker d'assi lo scopriremo più avanti. Sono loro infatti i nuovi acquisti della squadra rosso-blu che vanno a rinforzare un organico capace nella prima parte della stagione di restare sempre nelle posizioni di vertice con la prospettiva di migliorare la classifica. Loro sono Matteo Calamai, Ettore Mendicino, Tony Letizia e Tommaso Dorazio. L'esordio in maglia rosso-blu lo hanno già fatto con la Vibonese, ora altro derby con la Regina, ma più in generale tutta una stagione per dimostrare di essere giocatori da Cosenza. Un po' mi ha spinto per gli obiettivi che ha questa squadra, che è quello di puntare al vertice della classifica, un po' anche i miei obiettivi personali. Quando ci ha contattato il direttore, con il mio procuratore, ecco, non ci ho pensato due volte per venire qui a Cosenza. Un paio di squadre che mi hanno chiamato, penso che il Cosenza per me sia stata la scelta giusta. Prima per rimettermi in gioco, perché venendo da Foggia ho avuto poco spazio. Però per rimettermi in gioco, ho visto la squadra soprattutto e ho detto ho scelto Cosenza, dai. Sicuramente la piazza di Cosenza è assolutamente prestigiosa e con obiettivi diversi rispetto anche a dove ero io, quindi appena è arrivata questa opportunità, sentendo la fiducia del direttore di tutta la società, non,
ci ho pensato due volte. Personalmente andavo a stare molto meglio sotto tanti punti di vista, soprattutto quello appunto della classifica, di giocare qualcosa di importante in una piazza importante che comunque si adatta tanto, e quindi era una nuova sfida, motivazioni molto più alte, quindi insomma per un giocatore che ama fare questo sport penso sia importante giocare per qualcosa, per darsi delle soddisfazioni e dare appunto al pubblico. Rientriamo in studio, io sono in compagnia del direttore della Voce Cosentina e la Voce della Calabria, Gianfranco Bonofiglio. Ben ritrovato, direttore. Grazie per aver accolto il nostro invito. Oggi parliamo di un argomento scottante. Tra l'altro lei si è occupato sin dall'inizio degli anni 90 di questo argomento. Parliamo proprio della nave dei veleni. Oggi si ritorna a parlare di questo argomento scottante perché proprio la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti ha desecretato 61 documenti. Cosa si evince? Beh, da questi 61 documenti si evince che potrebbero addirittura essere 90 gli affondamenti sospetti nel Mediterraneo, cioè 90 navi potrebbero, il condizionale d'obbligo, potrebbero essere state affondate appositamente nel Mediterraneo e non si sa quante di queste piene di rifiuti tossici. Quindi queste battaglie che sono state portate avanti per tantissimi anni da tanti giornalisti che sostenevano che questa storia fosse reale, non un'invenzione, oggi comincia ad avere qualche spiraglio di luce. 90 navi affondate negli anni 80, nei primi anni 90. Ora è necessario vedere se effettivamente queste navi contenevano rifiuti tossici, se queste navi sono dannose per la salute e cosa c'era dietro questo traffico internazionale, protetto dai servizi segreti, protetto da interessi fra stati e con la partecipazione anche delle organizzazioni criminali dell''Ndrangheta che hanno fornito il materiale esplosivo per farle affondare. Una storia incredibile, una storia che rasenta veramente la fantascienza. 90 navi stracolme di rifiuti che hanno inquinato anche il nostro mare. Io ho scritto tantissimi articoli su questi argomenti, parlando già. Infatti ne parlavamo prima, lei ha scritto circa 150. Sì, almeno 150 articoli. In tantissimi anni, con tante riviste. Quindi anche ha fatto nazionali. Proprio un lavoro di inchiesta sì, su questo. Sì, ho fatto un lavoro di inchiesta, ho partecipato anche alla redazione di molti libri. Uno dei libri più interessanti è stato sicuramente il libro autobiografico del boss di 'Ndrangheta di San Luca, Francesco Fonti, che nel momento in cui si è pentito, è diventato collaboratore di giustizia, ha raccontato la sua storia della nave dei veleni, cioè il suo ruolo avuto in questo contesto di questa trama che è veramente degna di una spy story a livello internazionale. Però direttore è stato segretato tutto, ma per secondo lei da questa ultima riunione la verità verrà fuori? Io mi auguro che questo atto di desecretazione possa cominciare a far luce su una vicenda che è stata sempre coperta, su una vicenda che rimane oscura, su una vicenda della quale i confini fra la realtà e la fantasia è molto difficile poterli delineare, una vicenda che coinvolge interessi enormi, interessi nazionali, transnazionali, quindi il traffico d'armi, ricordiamoci che Ilaria Alpi e il suo assistente furono uccisi anche per questo motivo, cioè la morte del capitano persone, De Grazia. Sì, sì. È una storia che ha dell'incredibile. Dobbiamo valutare e riuscire ad avere la verità per sapere se il nostro mare è inquinato, perché i dati sui tumori sulla costa tirrenica sono altissimi. In Calabria stanno aumentando a dismisura. Vogliamo chiarezza per sapere se oltre ad aver venduto la nostra vita, ad aver venduto la speranza dei nostri figli, l''Ndrangheta con la mala politica ci ha venduto anche la nostra salute, portandoci l'aumento dei tumori. Bene, grazie direttore per questa analisi. Riprenderemo sicuramente l'argomento nei prossimi giorni. Io so che lei domani sarà ospite del collega Paolo Talarico in Camera Car, per cui non perdetevi questo appuntamento. Grazie ancora direttore. Grazie a voi. E ringraziamo il direttore della Voce della Calabria e la Voce Cosentina Gianfranco Bonofiglio. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento di Calabria News 24 Informa. Grazie.